Non ricordo la prima volta che sono andata a teatro, forse perché ero talmente piccola che me ne sono dimenticata. Quel che so è che l'emozione che provo ogni volta non cambia, ma è diversa allo stesso tempo. Non è roba che si può spiegare a parole, perché andare a teatro è come entrare in un mondo parallelo, quasi magico. C'è un'atmosfera particolare, rigorosa, potente, sacra. Sai che qualsiasi cosa accadrà lì dentro lascerà il segno, e non importa se sia un balletto o una commedia, non importa che sia la prima o la centesima volta, sai che ne uscirai arricchita di cultura e emozioni. Il teatro è così immenso, maestoso, imponente, che ti abbaglia fin dall'entrata in sala, ancora prima di assistere allo spettacolo, e tu ti senti così piccola. E poi si spengono le luci e inizia la magia, e come per sortilegio divieni anche tu parte di quello spettacolo. Qui non è come al cinema, dove interpreti e spettatori sono separati da uno schermo. A teatro le emozioni si fondono, perché qui il pubblico è parte dello spettacolo, sente gli artisti e gli artisti sentono lui. Qui si partecipa in prima persona. È come avere Michelangelo che dipinge la Cappella Sistina davanti ai tuoi occhi. Noi di Budrio siamo fortunati. Sono 350 anni che abbiamo la possibilità di vivere questa esperienza. E detto senza falsa modestia, il teatro consorziale è proprio un gioiellino. Lo fonda nel 1672 Paolo Sgarzi, un ricco cittadino che lo costruisce all'interno del suo palazzo, in pieno centro, e che fin dal principio lo apre alla città. È una cosa rivoluzionaria, perché in quest'epoca i nobili se ne stanno nelle loro case di campagna, ciascuno con il proprio teatrino, che si tengono per sé e i propri amici. Aprirne uno al popolo e renderlo fin dal principio luogo di cultura a tutto tondo significa offrire un nuovo strumento di conoscenza e confronto, roba non da poco. E infatti funziona. La partecipazione popolare è tale che, nonostante il teatro sia di proprietà privata, il pubblico esercita un forte controllo sugli spettacoli. Ce lo racconta bene il cronista Domenico Maria Baldassarri, che tra il 1663 e il 1690 redige le memorie antiche di Budrio e ci tiene a dire che la gioventù budriese è quasi tutta, per un'innata inclinazione, dedita a recitare nei teatri, ostacolando la presenza di compagnie comiche professioniste itineranti a favore delle compagnie dilettantistiche locali budriesi. Eravate mai stati qua a fare qualcosa all'entrato di Budrio? Siamo venuti più volte a vedere, dei teatri. Ah, a vedere, quindi è la prima volta che proprio invece che lo facciamo sempre. Però incredibilmente, questo teatro ci mancava. Sì, adesso che non avete ancora messo in scena nulla, però comunque vi siete messi qua a fare le prove tecniche. Come prima impressione, come vi siete trovati? Molto bene, perché tutte le cittadine, quasi tutte le cittadine, i paesi dell'Emilia-Romagna hanno teatri all'italiana bellissimi e sono tenuti molto bene, perché tutte le comunità pensano che quello sia il teatro più bello d'Italia, se non del mondo. Ecco, abbiamo un patrimonio eccezionale e Budrio naturalmente comunque lo conferma. Sì. Grazie mille. Grazie. Prego. A voi. No, e buon divertimento qua in teatro. Esatto. Assolutamente, grazie, dai. Buon pranzo. Grazie. Nel corso del Settecento le informazioni sul teatro sono scarse, ma i pochi elementi fanno pensare che sia sempre in attività, con spettacoli quotidiani, sempre ad opere dei dilettanti di comica del paese. Nel 1802 viene acquistato dal Consorzio della Partecipanza di Budrio, nato nell'XI secolo con il compito di gestire il terreno donato da Matilde di Canossa e dividerlo equamente tra tutte le famiglie che vivono nel castello di Budrio, cioè dentro la città. Con l'ingresso della partecipanza, i documenti divengono più cospicui
e sappiamo che si recitano commedie e tragedie, si fanno accademie vocali e musicali e spettacoli di vario genere che si susseguono in modo più o meno regolare nell'arco dell'anno, con maggior frequenza in tempo di carnevale e in agosto, in occasione della fiera di San Lorenzo, patrono di Budrio. Le feste da ballo sono partecipatissime dal popolo, a testimonianza che non bisogna pensare al teatro solo come a un luogo architettonico, ma anche sociale, tanto che dal 1672, anno della fondazione, alla prima metà degli anni 80 del Novecento, è usato come sala da ballo. Tolte le sedie, la platea si trasformava nel posto principale in cui le persone avevano modo di danzare, innamorarsi e socializzare, come accade oggi in discoteca. Dai documenti sappiamo anche che, sulla scena, non ci sono più soli dilettanti budriesi, ma anche compagnie di giro e filodrammatiche bolognesi. Giordano Cola, direttore del teatro consorziale per oltre 30 anni, ci porta nell'archivio comunale dove sono conservati. Qui è conservato tutta la corrispondenza che veniva tra chi voleva usare il teatro e chi gestiva il teatro. Okay. E quindi la partecipanza. Vieni. Ci capissi. Allora, elenco degli accademici dilettanti. O no? Boh. Non sono facili da leggere, ci vuole pazienza. Quindi, elenco degli attori. Donne, prima donna, eccetera, quindi ballerina, okay. Quindi sono i vari personaggi della commedia. L'Ottocento è il secolo del melodramma, d'altronde sono gli anni di un vero poker d'assi della musica lirica, tutti rigorosamente italiani, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti e Giuseppe Verdi. Le opere di Verdi interpretano il tempo e offrono una chiave emotiva di lettura patriottica del movimento risorgimentale. Le note del coro va pensiero, in un teatro popolare come il nostro, sono la perfetta sintesi tra arte e partecipazione. E doveva essere davvero struggente ascoltare il canto, avvolti dalla splendida acustica che il teatro possiede. Senti qualche roba, eh? Ma qui lo devi capire da laggiù. Senti che anche se stai parlando con un interlocutore, è ovvio che se non sostieni succede questo. Come stai? Tutto bene? Come parli nella vita? Tu senti leggermente. Invece l'attore deve sapere che anche quando parla con qualcuno qui, il riferimento è l'ultima fila. Però senti che anche se io sono così, o anche se io sono così, di spalle, tu senti benissimo anche là, vero? E questo significa essere nel luogo, dell'attore, che è il teatro. Tra 8 e 900 si possono anche ascoltare dibattiti su politica, scienze e arti, tenuti da personaggi di primo piano come Aurelio Saffi, erede politico di Giuseppe Mazzini, Quirico Filopanti, budriese, uomo politico e abile astronomo, ideatore dei fusi orari, o Andrea Costa, che in queste terre ha scarpinato in ogni dove per accendere la fiamma socialista. Con il Novecento arriva anche la Prima Guerra Mondiale e il teatro cessa di essere luogo di spettacolo, divenendo alloggio per i militari. A guerra finita si riapre e il teatro deve lasciare spazio anche alla nuova arte. Quelle immagini in movimento che stanno conquistando il mondo, a Budrio, trovano spazio nel teatro consorziale, che diventa così anche sala cinematografica. Nel 1923 il teatro viene dichiarato inservibile
Il consiglio della partecipanza delibera un bando per ricostruire il teatro e coglie l'occasione di aumentare il numero di posti a 700, un numero importante per la piccola cittadina, che testimonia la passione dei budriesi per questo teatro. Significativo è anche l'impegno dei tanti budriesi che hanno tirato fuori di tasca propria, tassandosi o vendendo proprietà, i denari necessari per raccogliere i fondi della ricostruzione. È un classico teatro all'italiana, con la pianta a campana, semicircolare, con una serie di ordini di palchi. Questo è il classico teatro nato nel 600 e abbiamo esportato in tutto il mondo. Originariamente le strade che delimitavano l'isolato erano in ghiaia, cotto, porfido e terra battuta e altri in ciottolato. Il verde era ed è praticamente assente e oggi i luoghi che ospitavano la corte sono abitazioni cittadine. La facciata esterna, rimasta tale dalle origini, è perfettamente integrata, senza interrompere il ritmo compositivo della maglia urbanistica. Infatti, la si riesce a notare solo per i dettagli, gli infissi, le cornici e i lampioni. Sopra il palcoscenico, all'altezza di 14 metri, si trova il graticcio, fondamentale per le rappresentazioni, in quanto adesso sono fissate le scenografie. Infine, si possono ricordare le numerose decorazioni presenti, come ad esempio il rosone sovrastante la platea, le maschere suggestive ed ornamentali che riprendono modelli del teatro greco e, per finire, decorazioni floreali poste sulle pareti, disegnate da Augusto Magliani, artista budriese. Dal secondo dopoguerra, il teatro ha proseguito e ampliato la propria proposta culturale alla città, con recite, commedie, opere e operette, arrivando a convincere anche spettatori provenienti da tutta la provincia. Importante è anche stato il ruolo del teatro come luogo di saggi ed esibizioni amatoriali per i budriesi. Troviamo manifesti, locandine, programmi con Piero degli Esposti, Viaggio di una voce. Questo era la stagione di quell'anno. Sei personaggi in cerca d'autore. C'è lo stesso Paolo Poli con Lucia Poli. Poi c'era la Manuela Kusterman. Sei personaggi in cerca d'autore. Ah, ok, quello proprio del... Regia allora molto famosa, che era Patroni Griffi. Iachetti, Handel, Luttazzi, Attina Cenci purtroppo non più, Vito. Una stagione di teatro comico che era in parallelo alla stagione di prosa. Quindi erano due le stagioni che venivano fatte. Teatro per le scuole e le domeniche pomeriggio di teatro per i ragazzi, e poi ci sono gli spettacoli dialettali di teatro dialettale bolognese. Ok. Quindi qua. E tipo invece lì che c'è scritto Veglioni? Concerti, jazz, balletto. Tenete presente questa stagione probabilmente potrebbe anche esserci Carla Fracci. Veglione, questo è un veglione di fine anno. Andiamo a vedere che cosa c'era. Ok. Veglione.
Ah, con un'orchestra? Sì, certo. Okay. Ma era ad esempio che le persone entravano, si sedevano? O... No, avevi solo i palchi, perché okay. La platea era la sala da ballo. Okay. E il palcoscenico normalmente facevano un rinfresco alla fine. Ancora negli anni 70 comunque? Sì, fino agli anni 80. Davvero? È stato fatto, sì. Ma questi qua venivano appesi in giro per la città? Per la città, okay. Anche nei comuni vicini. Ah, ok, ok, erano... Sì, esatto. Raccontare la storia del teatro consorziale di Budro è raccontare la storia della città e dei cambiamenti che l'hanno attraversata. Il legame è indissolubile, perché sono da sempre intimamente intrecciati. Il teatro è cambiamento, è in continuo divenire, perché il mondo si trasforma e anche qui, dove le architetture restano le stesse, forme, contenuti, rappresentazioni e messaggi mutano con esso. Ci mandano nel magazzino dell'officina 15 per alcuni spostamenti. Ci comanda Bernardi. È certamente stato un luogo di cultura, è servito perché soprattutto ai giovani dava una cultura di formazione, quindi sul palcoscenico si rappresenta l'uomo. Addirittura nella Grecia antica teatron significa chi è guardato. Cioè che il pubblico, assistendo a quello che avviene sul palcoscenico, vede se stesso. No, noi stavamo lavorando. Sì. No, 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 non ci stavamo nascondendo, no. Stavamo lavorando. Le cose stanno come diciamo noi. Perché la funzione del teatro è raccontare al pubblico, all'uomo, chi è l'uomo. Per migliorare la sua cultura generale, ma anche per imparare a vivere in mezzo agli altri nel rispetto delle altre persone e anche nel rispetto, secondo me, di chi bene fa il suo mestiere sul palcoscenico. E sarà bello un domani tornare a incontrare nelle strade della nostra città attori, registi, scenografi e musicisti, ospiti del teatro, venuti a mettere in scena vecchie e nuove storie in cui potersi riconoscere, emozionare e crescere. Scusi, è mai stata qua al teatro di Budrio? No, se vai dritto per il senso unico... No, stiamo girando un documentario sul teatro e lei c'è mai stata, dicevo. Ah, non avevo capito la domanda. Non ti preoccupare. No, sono stato un sacco di anni fa a vedere Luttazzi, il teatro di Budrio, è il teatro con la miglior acustica europea, quindi... Con le medie, quello. Ci sono andata un sacco di volte, ho fatto anche la maschera. E la Vedova Allegra. La Vedova Allegra? Anche Paolo Poli, sì. Sì, me lo ricordo, Paolo Poli, sì. Insomma, è un teatro che è stato attivo. Qual è stato lo spettacolo più bello? Il Prestito dei Campanelli. È mai stato al teatro di Budrio? Abito dietro al teatro. Ah, e vuole raccontarci qualcosa? Che spettacolo ha visto? Qualcosa? No, io non. Teatro sono. Abito dietro, ma. Che operetta ha visto? La Vedova Allegra. E poi probabilmente anche altre, però io sono già anziana e la memoria non è più quella di una volta. Ciao, grazie mille, gentilissimo. Ah, diciamo che in passato vennero i Beatles a suonare. No, Lucio Dalla e Pooh venivano a provare, lo sappiamo, ci hanno raccontato, sì, sì. È un gruppo famoso adesso, Pooh, Beatles. Sì, si allacci le scarpe. Pooh, sì, dopo perché... l'allaccio. Io andavo a vedere qualche spettacolo, di dialettale anche, quella, era una cosa anche piacevole. Ho scoperto la danza guardando i saggi a teatro. So di molte persone che venivano anche da fuori Budrio, anche proprio da Bologna, eh. Sono tutti studenti. Studenti? Artisti. Una chicca di... Sì.
di posto. Io ho una compagnia che si chiama Regista Hermes Ivan Ferrari. Ah, si parlava. Ogni tanto arriva qualche attore, tipo a Corsi, poi c'è stato Morandi, sì. L'ultima volta è stata quando è venuto Pupi Avati. Il teatro di Budrio? No, non so dov'è. In questa strada, poi giro a sinistra. Va bene, non lo so. Grazie mille, buona giornata. Ciao.